siamo stamani al Blu di Prussia per una presentazione importante a cui io poi sono legata sia per il contenuto del romanzo, ma soprattutto per la persona che l'ha scritto, giornalista e scrittore Pier Antonio Toma, che a un certo punto, insomma, si mette lì, come fa sempre, e in un niente sforna delle storie bellissime. Questo libro, in particolare Il giornalista che si fece notizia, Gianluca Orsini, il nome del protagonista, che a un certo punto da giornalista entra in una sorta di quasi onda con se stesso, in una sorta di parallelismo, potremmo dire, dove... Che cosa succede? Succede che da quello che è un giornalismo, un'informazione, un qualcosa di naturale che spinge a scrivere per dare notizia, ma si può anche diventare poi a un certo punto un hacker, qualcuno che vuole di più, in una sorta di empatia con questo mondo virtuale web che pare che veramente tanti sta prendendo. Sì, certo, poi la televisione entra nelle case senza chiedere permesso, mentre il giornale tu devi acquistarlo, poi anche i libri devi acquistarli, no? E qui invece la televisione entra in casa senza chiederti permesso, senza chiederti. E ho immaginato questo protagonista che poi dirige i servizi giornalistici di una televisione privata, che è napoletana o del territorio napoletano, che gravita su Napoli. E l'ho immaginato, io non ho mai fatto giornalismo televisivo, per cui non è da questo punto di vista autobiografico, però mi incuriosiva scandagliare, cioè mi sono sdoppiato, cosa farei io per esempio nel condurre certi dibattiti, come potrei coordinare la redazione rispetto al pubblico. E così via via ho fatto dei capitoli legati sempre alla funzione della televisione, quello in effetti che vuole dire la televisione. Però poi alla fine mi sono accorto che il successo di quest'uomo, sempre più potente, sempre più consapevole di sé, con la moglie devota, però che a un certo punto comincia a anche delle esercitazioni sessuali o sentimentali al di fuori delle mura domestiche, alla fine comincia a diventare sempre più geloso. E allora mi sono chiesto anch'io, com'è possibile che un uomo di successo, pienamente soddisfatto, cominci ad avere della gelosia, a nutrire della gelosia nei riguardi della moglie, perché c'è una presenza estranea che frequenta la loro casa e questa presenza diventa sempre più indigesta agli occhi di Gianluigi, del protagonista, fino poi ad avere veramente degli scatti abbastanza tumultuosi e irriverenti nei riguardi di lei, della moglie Clotilde, che è molto devota appunto all'Italia, una donna proprio ad hoc, esatto, classica moglie, che in effetti poi le ritaglia gli articoli dei giornali che parlano di lui, ovviamente molto devota. E però questo rapporto con quest'altro, che non è un rapporto ovviamente, è un rapporto normale, però evidentemente aveva ragione lui alla fine ad avere qualche sospetto, non più di gelosia ma di altre cose, perché poi alla fine il suo successo non dico gli dia la testa, però comincia a pensare quante ingiustizie ci sono, quanti torti si commettono nei riguardi delle persone che sono, e allora comincia a divertirsi col computer, diventando proprio una sorta di giustiziere del web, della televisione. Per cui poi alla fine, ovviamente alla fine non ve la dico, però questo no, mi sono... anche perché ci toglieresti il gusto. Per cui non c'è nulla o quasi nulla di autobiografico, salvo di essere anch'io un giornalista, però ho voluto studiare un aspetto del giornalismo che io non frequento, ecco, questo è... Infatti questa cosa mi ha molto, insomma, attratto. Noi... Io nella vita vera ho la fortuna di averti come amica e quindi certo, abbiamo anche fatto dei progetti insieme, e tu sei proprio per me quello che è l'esempio, no, del giornalismo raccontato, narrato, scritto. Con la penna, come si faceva una volta, scritto, quel taccuino, insomma, ancora oggi tu lo porti insieme e guarda, ce l'hai in mano, vicino al cellulare, Pier Antonio Toma al suo taccuino, che è, questo è significativo. Per me che invece al di là della scrittura nasco proprio col web, con una testata esatto. web.
Cioè, questo romanzo mi ha attratto tantissimo perché hai colto realmente degli aspetti dove a volte la personalità del giornalista classico, per così volerlo intendere, prende il sopravvento, perché si cerca sempre poi di sapere di più, di arrivare a un qualcosa, e poi ecco un po' come ha fatto Gianluigi Orsi a voler essere una sorta di giustiziere del web, cioè hacker fino in fondo per essere anche un po' investigativo, certo, nel suo certo, tipo di giornalismo. Esattamente, sì, questo è il punto. Anche perché poi io personalmente, questa è una cosa abbastanza divertente, io di tecnologia non ne capisco nulla. Questo lo so, non lo volevo dire. No, no, non ne capisco nulla. Bellissimo. Ho dovuto rivolgermi a un mio nipote, questo è vero, lo dico anche certo, nel libro, e anche a ringraziarlo per i ringraziamenti. È un uomo esperto, molto esperto, che vive a Dublino, presso una impiegato presso una multinazionale. Lui è stato un hacker e viene pagato da questa multinazionale in maniera abbastanza molto molto doviziosa, accidenti, stipendi da veramente da investigatori del web, si potrebbe dire, esattamente, sì. E per te appunto ti sei fatto supportare da lui per non cadere nell'errore, no, però quanto ti nei termini, cioè, nei termini che sono per me incomprensibili, ho dovuto metterli lì perché per significare alcuni passaggi del web, alcuni passaggi della tecnologia informatica. Allora ho dovuto ricorrere a lui come mio maestro, e così ho fatto un figurone. Devo dire la verità, sì. Allora, nel salutarti, perché tra pochissimo comincia la prima, questa è la prima, edito da Homo Scrivens per Ottorio Toma, il giornalista che si fece notizia. Quanto non è autobiografico, l'abbiamo detto, però quanto Pier Antonio Toma avrebbe voluto essere un giornalista del web e quanto invece apprezza ad essere quello che è stato ed è, e in un nuovo approccio anche con la conoscenza del web. Beh, io devo confessarti una cosa, che ci sono ormai giornalisti televisivi, che sono della carta stampata, che stanno diventando sempre più protagonisti, sempre più attori e rappresentanti di se stessi. Cioè, tu vedi alcuni giornalisti che tu vedi in televisione, sulle televisioni emittenti nazionali, che fanno teatro, fanno recital, fanno conferenze, fanno, cioè, capito? Cioè, siamo un altro mestiere, stanno trasponendo il loro fascino, diciamo, della carta scritta in televisione, stanno andando avanti, vengono applauditi, acclamati, seguiti, e allora si stanno vestendo di una doppia veste, quella dello scritto e quella delle e quella della televisione, Anna, tu puoi confermarlo. È un'attrazione seducente. Assolutamente, come la bella donna che sta lì seduta, ti guarda. Esatto, esatto. E tu dici, le vado vicino, esattamente, no? le devo andare vicino. Esattamente. Questo è il pericolo della televisione, che è molto, molto affascinante e molto seducente. Allora, con questa intervista video a Pier Antonio, che segna l'inizio di questo nuovo viaggio con il giornalista che si fece notizia, con Gianluigi Orsini, lo salutiamo, però ci rivediamo presto, perché assolutamente io devo presentare. Non posso non presentare questo libro. Come no, certo. Come certo, giornalista certo, web non posso certo, assolutamente che, mancare. Che meglio di te, che meglio di te. Antonio Toma, ancora una volta un grazie, libro meraviglioso, edito dalla Homo Scrivens, dal Blu di Prussia. Andiamo a cominciare e ci vediamo presto. Arrivederci, grazie, a tutti. Grazie, grazie di nuovo, arrivederci, grazie. Siamo sempre qui stamani al Blu di Prussia, e tra gli ospiti per la presentazione di Pier Antonio Toma c'è un ospite illustro che veramente alla cultura ha dato tantissimo. Dico soltanto un nome, Carlo De Cesare, dico lo scaffale, e praticamente una vita trascorsa in Rai, una vita trascorsa soprattutto a essere quel giusto volano di divulgazione di cultura intesa proprio a 360 gradi, ma in particolare con i libri. Grazie, innanzitutto non potevo mancare qui. Pier Antonio è un grande amico, oltre ad essere un ottimo editore è un ottimo scrittore. Che dirvi, lo scaffale praticamente va via, finirà a fine anno, ci sono ancora delle puntate che noi abbiamo realizzato, che mano a mano andranno in onda fino ad esaurimento. Dispiace un po' dover lasciare questa avventura in Rai, però la mia intenzione è quella di proseguire sul web. Vedremo che cosa succederà da gennaio 2020. Ci stiamo lavorando, un team di persone che comunque non mi hanno abbandonato. E speriamo bene. Del resto, insomma, quasi è giovane, e poi soprattutto il web è qualcosa di giovanissimo e che serve soprattutto se ben veicolato per i giovani, un tipo di
fare la televisione diversamente. Certo, è quello il nostro obiettivo sostanzialmente, perché rispetto alla televisione, che purtroppo comunque ha un ascolto diciamo limitato, il web, se vogliamo, può abbracciare una quantità di persone, soprattutto, come dicevi tu, di giovani. Infatti, diciamo, è quello il nostro obiettivo, ma soprattutto daremo spazio a quelli che hanno il sogno nel cassetto, quindi daremo la possibilità di farli incontrare con gli editori e di fare, come abbiamo fatto anche con lo Scaffale per tanti anni, di fare quel trade union tra l'editore e l'autore, che molto spesso continua a tenere nel cassetto il suo scritto e magari vorrebbe farlo venire fuori. Con Carlo De Cesare, dal web per il web, lo Scaffale si trasferisce soltanto, passa dalla televisione al web per essere anche maggiormente tra i giovani. Io ringrazio tantissimo Carlo De Cesare, è una grande emozione per me essere qui con lui, e andiamo ad assistere alla presentazione. Grazie, certo. Carlo, grazie infinito. Grazie a te, grazie.